Ma Doriana chi gliel'ha dato, la mamma o il papà? Perché è inconsueto, eh. Entrambi di comune accordo. Ecco qui, facciamo un po' il programma che forse l'ho anticipato, forse no. Come sono questi nomi così esclusivi? Allora, la cosa più bella, stavo in aereo, ho visto un magazine e c'era tutta questa galleria, no? Quindi tutta l'ironia, Totti, Buffon, no? Buffon che ha chiamato Thomas, eccetera, eccetera, no? Ma la cosa più bella è la figlia di David Bowie che si chiama Peaches. No? Allora, sul filo del surreale che a me fa impazzire, quando uno dice piacere, pesche, è bellissimo. È d'accordo? Sì, Oppure, come dice, le sarebbe piaciuto chiamarsi pesche, oppure piacere, sono fragola, no, strawberry. ma la scelta ricadeva sul Doriano o il Selvaggia? Selvaggia? Selvaggia, perché a mio Tu padre piaceva un film. come fai a Cerelli? Sì, però negli anni Non c'era ancora la 70-80 c'era un film. E l'attrice si chiamava Selvaggia. no, quella di Pieraccioni che aveva una selvaggia No, anche mi lui. sa che O la Lago Ursula Andress. Quindi. Doriana, ci sono lei Doriana. Ma. Ma le piace? Le Da. No, piace? no, mi piace. Cioè, ovviamente c'è un motivo dietro, più profondo. E qual è? Ovviamente al sud si usa mettere i nomi dei nonni, Ah, no, quindi il no. nome di mia nonna del sud, la mamma di mio papà, era Anna. Però, essendo primogenita, mi sarei dovuta chiamare Anna, dato che la mamma di mia mamma morì quando lei aveva 10 anni, il suo nome era Dora. E quindi a mio papà decise di non chiamarmi Anna, ma di chiamarmi Dorianna, così che portassi il nome di tutte e due le Però dico, tutto questo ispecisce il fascino o lo allontana? Avere un bel nome, affascinante, amazing, aumenta l'autostima. Ad esempio il mio, io uso, se, a parte che, come dire, parlo un po' forte perché sennò magari non si sente bene, o forse si sente anche troppo. Però Doriana, sono dei colleghi, un collega, Piero Augusto Stasi, ah Vanni, tu credi che stiamo qui a sfogliar verde, quindi sta sul filo del... Dico, Dorianna è un, cioè, è amazing, è Rocco o è lento? Come Amazing. diceva. Quando ero piccola non ero felice del mio nome. Ora che sono grande, ne vado fiera e mi ha dato una forte personalità. E non permetto alle persone che non sono in confidenza di chiamarmi Dori, cioè soltanto la mia famiglia mi chiama Dori, e esigo che tutti quanti mi chiamino Dorianna. Invece Dorianna, aspetti, e l'accento napoletano l'ho perso, perché No, mentre parla... Senta, e mi esercito a casa, parlano napoletano. ma come sono, poi torno tu su temi, dobbiamo ancora finire l'elenco di dove è stata nel mondo, ma le donne, gli inglesi, no? Mediamente. Sono più affascinanti, meno affascinanti, sono più, adesso non voglio usare quei termini, insomma, ma sono più facili, sono più, aspetti che devo cercare il termine giusto, volgari nel trucco, sono più, ad esempio, mi scusi, il modo di parlare, no? Come sono? Le faccio un esempio. A Reggio Emilia mi capita di andare a non adesso, a mangiare al McDonald's e trovo qualche rumena che fa quel mestiere. Allora mi prendono in giro, eccetera, eccetera, no? Poi hanno visto la macchina, eccetera, eccetera. Quindi poi mi hanno insegnato delle parolacce. Poi dico semplicemente hi, che credo non so cosa voglia dire, ma allora sono in treno e dico quella parola e la ragazza mi dice hi si dice in montagna. A proposito di volgarità, capisci? Ecco, com'è la ragazza inglese? La giovane, lei ha 32 anni, le sue coetanee medie sono chiuse, espansive, come sono? Sono molto truccate, poco truccate, molto...
Come dire, il venerdì notte si scatenano, sì, no, fanno l'alba, sì, no, dipende dai soldi che hanno, sognano tutte di sposare un calciatore o no? Dipende comunque dal giro di amicizie che si frequenta, o di dove si ci trova, cioè se si ci trova al centro di Londra e si finisce il venerdì, tutti, maschi, femmine, anziani, giovani, piccoli, grandi, vanno a cena fuori o vanno a bere o escono fino alle 2, 3, 4 del mattino in base a quello che, come quello che lo stipendio, il salario gli permette praticamente. E poi ci sono le categorie di rifatte siliconate e ci sono poi altre ragazze semplici che nel senso escono, vanno a bersi qualcosa e poi tornano a casa e ricominciano a lavorare la settimana dopo. Ecco, in Inghilterra, Dorian, i giovani, no? Studiano molto, la percentuale, io non ho idea dei dati, non ho neanche voglia di cercarli, ma io orgogliosamente, ma potrei essere suo papà andando per il 49, io non ho mai preso piede in università. Ho pagato la tassa di iscrizione e poi mi sono dedicato. Intanto avevo il servizio civile fatto in due tempi, ma soprattutto ho sempre fatto male. Questo mestiere, per male intendo rovinando i rapporti con presunzione, eccetera, eccetera. E, gli inglesi, il livello culturale degli inglesi, soprattutto È gli anni basso. più basso, sì. È basso anche se fanno l'università e poi ovviamente dipende che università fanno e se si cioè se ci sono delle specialistiche o qualcosa. Diciamo che qua le scuole sono molto mirate, cioè se ti lauri in giornalismo o se ti lauri in scienze motorie, cioè ti lauri soltanto in quella cosa e ti specializzi soltanto in quella cosa. Mentre in Italia diciamo che secondo me l'istruzione è un pochino più ampia e le persone hanno una cultura più vasta. In tempi di coronavirus io ho degli amici inglesi e mi sono trovata in una situazione dove un amico mi ha chiamato e mi ha detto: tu che sei italiana, vieni a casa, fammi la pasta, la pizza, e io ti ospito, e poi te ne vai a casa. E io ho detto: vedi che c'è coronavirus, quarantena, ognuno a casa sua, non ci possiamo vedere. E mi è stato risposto: no, tu hai il coronavirus? E io ho detto: credo di no, e neanche io, quindi ci possiamo vedere, solo chi non ha il coronavirus non si può vedere. Cioè, non dico che sono tutti così, però la maggior parte delle persone non molto diversi dagli italiani. Ecco, a proposito, al di là del corona che a me non interessa, non perché non mi interessi, ma insomma, io faccio interviste sui grandi temi, ne faccio una lunga in cui il malcapitato mi soddisfa tu qualsiasi tipo di curiosità, ma Dorianna, il civismo degli inglesi è superiore o inferiore? E la furfanteria, no? Immagini, Dorianna, anche solo questo, no? Fare un titolo fasullo. No, fasullo, mi scusi, fare un titolo, non so, forzato, io raramente lo faccio, perché non mi piace, anzi faccio un titolo, spesso è lo stesso titolo. Ma immagini, Dorianna, se io, c'è la furfanteria, no? Immagini se io, cioè, vede, a Reggio Emilia c'è gente che mi dice, non so, io entro in una gelateria, dico, vorrei raccontare la sua gelateria. C'è diffidenza, dico, guardi, se vuole, magari. Mio omaggio è gelato, io sono già felice. Io vorrei raccontare chi è lei, la storia della sua famiglia e la storia di chi lavora qua, da quanto esiste. Chi è, discettare sulla gelateria. La paura è tale, spesso è, non voglio essere ripreso, ma ho paura che lei mi chieda dei soldi, no? Che prima o poi ci sia un trucco. Dico, come dire, io ero bambino. Anni 70, 80, c'era gente
le famose truffe o truffette online, che so, ti ferma uno per la strada, ti fa firmare, ti vende l'enciclopedia, no? Ti convince a comprare l'enciclopedia. Dico, l'inglese com'è? È uno che, non so, c'è il parcheggio abusivo, non so se ha visto da lì, se ha detto qualcosa lei, no? Vittorio Feltri ha detto che il sud è inferiore al nord, poi ha spiegato. Onestamente, Dorianna, il reddito pro capite è a metà al sud rispetto al nord. Poi ci sono mille discorsi lì. È notorio che normalmente, poi lei mi può smentire, la maggioranza delle persone del nord sono un pizzichino più laboriose o dedite al lavoro, anche magari al malaffare, inteso come truffe, truffette diverse, però non il gioco delle tre campanelle in autostrada, no? O come cavolo si chiama. Dico, l'inglese com'è da questo punto di vista? È una persona che devi fare attenzione, non so, le persone di colore, lei sa che c'è stata, forse no, una giocatrice di Serie A della Juve, Aliuco, che ha detto che in Italia la trattavano da ladra. Beh, insomma, io poi ho fatto un video, poi forse l'ho tolto. Io sono venuto a Bruxelles, non sapevo nulla. Avevo questo computer in mano, più piccolo, due tele, poi un borsello. Mi sono spente le batterie, è finito tutto. A 5 metri di... Excuse me, where is Hotel Alberta? Un ragazzo di colore mi raggiunge, alto, fisico, e mi dice what? E mi piglia il computer. Poi arriva un altro, mi mettono in un angolo e mi portano via tutto. Fortunatamente non è uscito un knife, cioè un coltello. Però, guarda caso, erano di colore, brutto da dire, ma questa è la mia esperienza. Poi sono tornato lì a raccontare, dopo aver comprato il telefono. Dico, l'Inghilterra è pericolosa. Se io stanotte... A parte che non credo che lei esca alle 4 di notte, ma se io stanotte fossi a Londra e io fermo i passanti a Londra per un racconto curioso, non curioso, un racconto del rischio, sì, delle volte io spesso giro in macchina, quindi sono protetto dalla mia macchina. Com'è l'Inghilterra? È sicura per una ragazza, il borseggio è facile, tutto questo, e il non illeciti, sì, il coefficiente di sicurezza rapportato a Napoli, insomma. Vittorio Feltri sul Libero ha fatto di fatto un pezzo di ironia, diceva, allora guardate, il nord, insomma, ha spiegato, scherzando, ha rovesciato, lei sa che il sud viene identificato con mafia, insomma, tutto quello che sappiamo. Com'è l'Inghilterra? E poi, se ha un pensiero sul pensiero di Feltri. Innanzitutto, Londra è una delle città più videosorvegliate al mondo. E ovviamente il crimine esiste, il borseggio esiste, soprattutto in metropolitana. Ci sono tantissime ragazze che vengono borseggiate. Il Ma poi li borseggiamento. beccano? Li beccano o non li beccano? E sì, perché ovviamente pure sulle metropolitane è pieno di telecamere. Ovviamente il borseggio è diverso dallo scippo. Cioè, il borseggiamento è quando uno sta fermo, sta in fila o sta in un posto pieno di persone e ti mettono le mani nella borsa e tu non te ne accorgi. È differenza dallo scippo che quando cammini per strada ti strattonano e ti tirano la borsa, la valigia. No, non si vedono tante di questi strattonamenti, ma più borseggiamenti in metropolitane o posti affollati. E quello che va tanto a Londra, e purtroppo è una cosa bruttissima, è successa pure a una persona vicino a me, un amico, è l'accoltellamento senza motivo. Cioè, Oppure. questo mio collega al lavoro con il fidanzato che stavano in macchina e dei ragazzi hanno allungato la mano nella macchina per accoltellare senza motivo. Ogni domenica mattina per radio o per telegiornale si sentono di tanti ragazzi o ragazzine 18-20 anni che vengono accoltellati fuori dai locali. Diciamo che il tasso di criminalità è più alto verso est di Londra o altri paesini tipo Birmingham o Leicester, cose del genere.
Invece, Dorian, i femminicidi sono frequenti, le violenze sessuali. Lei sa che se mi piacerebbe fare una gag, Dorian, se io fossi lì di fianco a lei, chiuderei l'intervista, soprattutto se non fossi sposato, e se chiuderei con un bacio sulla guancia, alla Chiambretti, no? Perché a me piace molto scherzare. E lei sa che anche un bacio su una guancia è già violenza sessuale, se c'è un no, no? Poi le dico, a me piace scherzare, ma è un discorso diverso. E dico i femminicidi, i reati, le violenze, anche la violenza, come si dice, non verbale, no? Io ad esempio avrei meritato di finire in galera, nel senso che molte volte mi sono arrabbiato con mia moglie, ma per problemi miei, le assicuro che la precarietà non è bella, uno. Poi per carità, nessuno mi ha ordinato di fare il giornalista tutta la vita, però insomma, dico com'è l'uomo, l'inglese medio, è rispettoso o irrispettoso della partner? E anche Dorian nel rapporto familiare, no? Al sud storicamente comanda il papà. No, i figli, se il papà dice tu non esci, tu non esci, immagino, credo, no? No. E non si discute. Al nord invece poi insomma non... Ecco, com'è la famiglia e com'è la famiglia e com'è il rapporto fra partner classici. Quindi non so, ci sono donne che vengono schiaffeggiate, prese per i capelli dai partner, no? O sì? Diciamo che c'è tanta violenza domestica, Ecco, e perfetto. ci sono anche violenze sessuali. Ma come va? Perché nell'immaginario, no? L'Inghilterra è un super paese come la Germania, un po' diversa, no? Quindi non è un discorso di bianchi e neri. Quelli che hanno, a me adesso non racconto a lei perché già, voglio dire, la disturbo tanto, però non le racconto tutti i furti, le rapine che ho subito negli anni. Però c'era una nota comune. Quelli che ho visto erano stranieri extracomunitari, sarà un caso. Poi quelli che non ho visto, non lo so, ecuadoregni a Genova, ma li ho visti io, in due, poi non lo racconto, dico. Quindi è un fenomeno anche fra persone visivamente normali, quindi gente che perde la testa all'improvviso, o comunque la famosa coercizione psicologica, no? Quindi, oppure mi dai i soldi. E la tossicodipendenza com'è? Diciamo che io penso che a Londra si divida in classi sociali. Londra è divisa in classi sociali, anche se le persone non vogliono ammetterlo. L'Inghilterra in generale, ci sono un sacco di persone, ovviamente è uno stato assistenziale, dove chiedono benefici dallo Stato, dove gli si viene pagata la casa, gli vengono dati soldi settimanalmente. E quelle sono persone che, cioè, famiglie dove ci sono violenze domestiche, se ci sono figli nella famiglia, qui c'è la possibilità che ti prendono questi figli e li mettono in case famiglia, c'è sicuramente droga, però non è così tanto il discorso droga quanto magari violenza domestica o persone che bevono troppo o violenze in generale. Qui nei bagni di donne o negli aeroporti ci sono dei volantini attaccati. Dove dice se c'è una donna che è sotto violenza o che chiede aiuto o a cui gli si vuol dove gli vengono tagliati organi genitali, Madonna. di chiamare la polizia, perché ci sono tante culture che ovviamente fanno quello che fanno e le organizzazioni offrono aiuto e supporto a bambini, ragazze, donne, eccetera. Pensavo fosse un paese più tranquillo. No, Poi certo, è eterogeneo. è tranquillo,
Diciamo che nel momento in cui la mia vecchia relazione finì, Oh, mi piacerebbe che mi dicesse, mi presi i capelli e me li stava, mi tirò per la coda, quella affascinante, anzi lo lasciai perché mi picchiava, mi piacerebbe questo. No. Penso sono cose private, ovviamente. Ma era italiano? Napoletano. Ah, vabbè. Quindi l'Inghilterra entrava relativamente. Com'è? No, Inghilterra, se lui è napoletano, eravate in Inghilterra, ma insomma no. perché a lui piaceva l'Inghilterra. Poi alla fine, vabbè, ci ho preso gusto e sono andata avanti. No, diciamo che quando la mia relazione finì, ovviamente vivendo prima con persone italiane, eccetera, eccetera, e poi trovandomi completamente sola, ovviamente ho voluto tagliare con tanti amici in comune. Mi sono dovuta inserire proprio nell'ambiente inglese e abitando fuori Londra, cioè abitando a 20-25 km da Londra e non lavorando a Londra, perché io non lavoro al centro di Londra, mi sposto tanto per lavoro, ho dovuto adeguarmi o conoscere una realtà che prima non conoscevo, che magari tanti italiani non conoscono. Ho avuto all'inizio non voglio non dire che all'inizio ho avuto difficoltà, perché comunque è difficile uscire da una relazione lunga, è difficile stare in una metropoli, continuare con il lavoro, eccetera. Quindi lo Stato mi ha aiutato, mi hanno dato dei supporti, ho potuto fare yoga, facevo dei corsi di mindfulness per stare meglio con la mente. E quando andavo in questi centri che comunque erano mandati avanti dall'NHS, che sarebbe il servizio sanitario inglese nazionale, c'erano stanze per dove c'era tipo ragazzi disagiati che parlavano con terapisti, persone che subivano violenze domestiche, persone con droghe che venivano aiutati e supportati. Poi, ovviamente, una volta che tu vieni supportato dal sistema nazionale sanitario, ogni tot sedute vai di nuovo dal tuo medico di base che ti chiede come va e magari ti prescrive cose diverse. E poi ovviamente ho stretto un sacco i contatti con il mio padrone, proprietario di casa, e lui è uno psicologo per bambini disagiati da persone con precedenti criminali e di droga. E parliamo ovviamente dei nostri lavori, a volte chiediamo consigli, cioè lui chiede consigli a me di alcune cose, io li chiedo a lui. Ovviamente ci sono realtà che magari lo Stato non dice apertamente sui giornali, anche se qui i giornali sono patrimonio pubblico e non vengono controllati dallo Stato come in Italia. Però ci sono, no, ci sono realtà, ci sono altre realtà. Una mia dipendente. Sì.